Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi inizia su Arte per te una nuova rubrica, mi è venuta un'Ikea, che vuole indicare appunto un'idea che viene con le cose comprate all'Ikea. Premesso, non è pubblicità verso l'Ikea, non è questo l'intento di questi video, ma l'intento è tutt'altro. Io ho tante cose, negli anni ho accumulato moltissime cose prese all'Ikea, dalle cose più piccole a dei veri e propri mobili per conservare i materiali e via discorrendo. Però quello che mi piace l'idea è l'idea possibilista che dà a tutti di farsi una bella casa, un bel nido. Quello che invece non mi piace dell'Ikea è il fatto che alla fine questi nidi vengono tutti molto simili, sebbene abbiano un'ampia scelta, però se uno sceglie la stessa cosa, in casa ha lo stesso mobile. Non è come un vecchio mobile artigianale che anche nella similitudine è sempre diverso. Bene, e io ho pensato a creare proprio una rubrica che trasformasse i pezzi in serie dell'Ikea in pezzi unici e personalizzati. Di volta in volta prenderò un pezzo che ho a casa, perché certo non andrò a comprare mobili all'Ikea per farvi fare i video, ma ho abbastanza materiale. Comunque, prenderò dei pezzi e li trasformeremo. Partiremo da cose piccoli, di facile reperibilità, da pochi euro. Con il Natale ci divertiremo abbastanza con questa rubrica, perché ho comprato tre pezzi per me che voglio condividere con voi nella loro evoluzione creativa, e poi piano piano ci addentreremo in quella che è la decorazione del mobile, in modo anche da rendere una cosa personale, seppur è una cosa di una grande catena a livello mondiale. Quindi quel pezzo Ikea ce l'avremo solo noi. Ovviamente creerò un album sulla mia pagina Facebook dove vi posterò diversi tipi di decorazione per uno stesso oggetto, in modo che anche la rubrica non diventi una sorta di massificazione della decorazione, ma che ognuno possa scegliere la propria e seguire invece il tutorial nella tecnica, cioè apponendo quella tecnica con la fantasia scelta da voi. E allora, basta chiacchierare, oggi cominciamo con una cosa semplice, gli strofinacci, i canovacci da cucina. Ogni anno a Natale ci regalano milioni di canovacci, io ricevo sempre i canovacci, però li ricevo sempre in quelle tristi bustine trasparenti e non si possono vedere. Ho pensato un'idea diversa per regalare dei canovacci. E allora, spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo in cosa consiste questa mia idea Ikea. Ed ecco l'occorrente di questo primo video su Mi è venuto un Ikea Natale. Oggi faremo qualcosa di davvero carino con dei semplici canovacci. Naturalmente i canovacci potete prenderli dove volete, io ho preso quelli Ikea e quindi ho inserito questo tipo di video in questa rubrica. Il tavolo lo vedete pieno, ma io ho materiale in eccesso perché farò più di uno di questi oggettini. In realtà andremo a creare delle bamboline di Natale, diciamo così, bamboline a tema natalizio, un po' Babbo Natale, un po' bambolina, deciderete voi, con dei canovacci. Non è un'idea proprio originale, in realtà è una reminiscenza di quando ero piccola, perché queste cose le faceva la mia mamma con i canovacci, magari per regalarli alle sue sorelle e via discorrendo, e quindi ho rapito l'idea familiare e divulgata a tutti voi. Adesso vi dico subito l'occorrente, vi dico però soltanto che per fare queste bamboline di Natale vi occorreranno poco più di 5 euro. Andiamo a vedere l'occorrente. Innanzitutto quello che non trovate all'Ikea, una pallina di polistirolo, ecco qua. E poi del filo rosso. Io ho scelto della rafia, ma potete usare anche del filo di lana o del cordoncino. Un cucchiaio di legno. Io questo l'ho preso ad un euro, mi pare, proprio all'Ikea. Nel box informazioni vi metterò i nomi di tutti gli articoli e i prezzi di tutti gli articoli, in modo da poter decidere voi quali scegliere e quali no. Poi un canovaccio di questi, per me è essenziale per questo lavoretto, costa 50 centesimi e si chiama Tecla. Allora, il canovaccio Tecla, 50 centesimi. Uno solo ne serve per ogni bambolina.
e poi due canovacci a vostra scelta di un altro colore. Questo è l'iris, mi pare fosse 2,40, ma vi dico i prezzi, ve li metto tutti qua sotto. E questo è lo snorkel, e quindi sono bellini tutti e due. Io credo che con voi oggi userò l'iris. Quindi in totale comunque ci servono tre canovacci per ogni bambolina, una pallina, un mestolo, e poi io ho preso anche, ma questo è facoltativo, il guanto da forno, quello in silicone. Anche di questo non ricordo il prezzo, vi allego tutto nel box info. Cominciamo a creare la nostra bambolina. Come prima cosa prendiamo il canovaccio tecla. Allora, apriamolo ben bene davanti a noi. Quindi al suo centro poniamo la pallina di polistirolo. Ok, e richiudiamolo così a metà. Quindi prendiamo un bel po' di laccetto e assecondiamo la forma della pallina, stirando il più possibile le pieghe, così, specialmente nella parte anteriore, così. E cingiamo la pallina, chiudendola all'interno del canovaccio, con il laccetto. Uno e due, è un bel nodino. Lasciamo l'eccesso di cordino perché ci servirà successivamente, quindi non tagliamo l'eccesso. Rimettiamolo davanti a noi e ridiamogli una forma pseudo rettangolare, quindi con la testolina al centro, il laterale, la bavetta davanti tipo camicina e la testolina, e mettiamolo da parte. Prendiamo gli altri canovacci, gli iris, apriamoli e vedrete che sono molto ampi. Quindi io cosa faccio? La parte con l'etichetta, vedete, la ripiego su se stessa, seguendo la linea della chiusura, proprio della piegatura di fabbrica, diciamo così, la piegatura che c'è già dall'IKEA. Allora, dopodiché me lo metto davanti con il lato più lungo proprio di fronte a me e comincio ad arrotolarlo piano piano e senza creare grinze. In questo modo io toglierò di mezzo anche le etichette, che non saranno più evidenti, e sarà una gran cosa. E fate così con entrambi i canovacci. Arrotolate, 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 arrotolate. Naturalmente nell'arrotolare entrambi i canovacci state attenti che la misura del primo sia esattamente uguale alla misura del secondo, perché piegandolo è possibile che lo pieghiate ad altezze differenti e vi venga un tubo più lungo di un altro. Ecco, fate in modo che questo non accada. A questo punto prendiamo del nastrino, altro nastrino di raffia, ecco qui. E allora il mio è lungo più o meno così, non a metà ma a 25 centimetri circa dal margine, quindi non a metà, io ve lo dico più o meno a 25 centimetri se avete piegato lungo la linea di comunque a 25 centimetri dal margine, chiudete, stringete con un fiocchetto, ok? Così, semplice semplice. Quindi prendete dell'altro nastrino, tagliatevi il pezzetto che vi necessita e nella parte terminale dei due tubi più lunghi fate un fiocchetto, perché queste simuleranno le gambine coi piedini poi alla fine del nostro lavoro, e quindi rifinirle coi fiocchetti starà veramente veramente bellino. Facciamo il doppio, olè, e chiudiamo. Uno, e togliamoli in più. Olè.
Benissimo. Quindi adesso prendete il corpicino così che avete creato, che poi non sono altro che le braccine e le gambotte, e la pallina con la bavetta, diciamo così. Apriamo e infiliamo, proprio apriamolo in due così, e infiliamo le braccine proprio facendole andare vicino all'attaccatura del collo, il più vicino possibile, e scendiamo da quelle che poi diventeranno le spalle tutto il vestitino, sia da una parte, quindi sia dalla parte anteriore che naturalmente dalla parte posteriore. Tiriamo ben bene così. A questo punto prendiamo un altro pezzettino di laccetto. Sta prendendo forma la nostra bambolina e passiamo da dietro così e facciamo una sorta, facciamo in modo che le righine rosse rimangano un po' in evidenza, quindi sistemiamola anche in maniera carina, insomma, che si vedano tutti i dettagli più graziosi, già che è Natale, il rosso la fa da protagonista. Sistemiamo bene il cadere di questa vestina e chiudiamo anche qui con un bel fiocchetto. Anche qui doppio nodo. Vi faccio sempre i doppi nodi perché non voglio mai che da quando confeziono il regalo a quando lo regalo poi si sciolga qualche cosa, invece così sta tutto ben fermo e io sono tranquilla di non fare brutte figure. E allora, e togliamo così il fiocchetto in eccesso se è troppo e voilà. A questo punto la nostra bambolina non è finita perché manca un pezzo, il cappellino gnomesco. Allora, questo è il guantone da forno, quello in silicone, ma potete mettere anche una presina o un guantone morbido, una presina arrotolata tipo a triangolo, ecco, che fa più un fazzolettino, un guantone morbido. Io ho preso questo perché lo inserisco all'interno così. Giro la bambolina, vi avevo detto di lasciare in eccesso il filo dietro al collo, quindi la inserisco ben bene e lego questo all'interno così, e anche qui un bel fiocchetto. Nodo e si taglia l'eccesso e tac. Io sto lasciando tutte le etichette come vedete perché dovrò regalarli, quindi ok. Adesso messo in orizzontale cade, ma quando sarà poi messo in verticale il cappellino starà ben fermo sulla testolina, se volete infilatelo maggiormente in modo che non fuoriesca, ma naturalmente in orizzontale per gravità cade. Poniamo adesso le manine una sull'altra in questo modo e con un laccettino tac leghiamole insieme, non la stiamo ammanettando così, è un fiocchetto anche qua, tutto fiocchetti. Olè. Doppio nodo così. Olè. E infiliamo proprio in mezzo il nostro mestolino e la nostra bambolina porta mestolo. Potete metterne uno, potete metterne due, potete mettere al posto di questo le formine per i muffin e qui le spatoline se la vostra amica o la persona a cui la volete regalare è una patita di magari cake designer. Potete sbizzarrirvi con gli utensili, potete mettere una frusta da questo lato
questa è la mia, però giusto per farvi capire, potete mettere un mestolo e una frusta da cucina, o una frusta da cucina e una spatolina, un forchettone e una spatolina, insomma quello che più vi pare, e regalare dei semplici canovacci rivisitandoli in una forma molto più carina, magari imbustare il tutto in dei sacchettini trasparenti con un bel fiocchetto proprio in alto e regalarli a mo' di bamboline. Spero che questa idea vi piaccia e venite di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Bamboline fatte con i canovacci IKEA. Questa invece è fatta con, al posto del cappellino, alla formina del muffin, mentre questa, come vi ho fatto vedere, il guantone da cucina. È un'idea originale per confezionare dei banalissimi canovacci da cucina. Credo che sia un modo carino per far festa e per prepararsi proprio con spirito festaiolo al Natale, perché passare il pomeriggio magari con i propri bimbi a rotolare insieme questi canovacci, a creare la testa a forma di pallina, a mettere il mestolo piuttosto che... E naturalmente, come vedete, questi video, sebbene sono fatti con cose dell'IKEA, sono aperti, nel senso che io ho usato i canovacci IKEA e quindi l'ho inserito in questa rubrica, ma voi potete usare i canovacci che vi pare, insomma, fateli come più gradite. Io parto dall'idea di comprarli all'IKEA perché c'è in tutta Italia, possiamo usare tutti gli stessi materiali e quindi ci viene facile farlo uguale. E naturalmente vi so dire i costi: con poco più di 5 euro confezionerete queste bamboline e quindi poter fare dei regali a pochissimo costo, fare un regalo utile, un regalo carino che stia bene anche sotto l'albero e nello stesso tempo un regalo che non ci metta alle strette con il nostro portafogli, quindi un regalo anche che poi sarà gradito perché sarà sicuramente utilizzato. Spero che questa nuova rubrica vi piaccia e che strada facendo vi prenda sempre di più quando passeremo magari poi ai pezzi più importanti e ai mobili, ma non vi preoccupate, noi useremo tutto, dagli imballaggi vedrete fino ai veri e propri mobili, perché io ho un tavolo che voglio decorare, quello su cui vi faccio i video, e poi l'armadietto dei materiali che voglio decorare, quindi il famoso Billy. Billy diventerà bello. E allora, scherzi a parte, ho tante idee in mente, voi lo sapete, e quando mi vengono mi piace condividerle con voi. Spero quindi che questa rubrica vi piaccia e spero soprattutto che queste bamboline facciano il caso vostro per Natale. Io vi rimando al prossimo video augurandovi una splendida preparazione al Natale. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!